prestigiosissima onorificenza della Repubblica a 24 cittadini calabresi che hanno ben operato nella loro attività lavorativa, delle eccellenze calabresi nel mondo del lavoro. Parlavo di 24 cittadini calabresi, in realtà i cittadini calabresi che verranno premiati, che hanno avuto questa onorificenza, sono 26, due di loro però la riceveranno direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica nella cerimonia che si svolge in contemporanea al Quirinale. Nella sua visita di ieri al comprensorio Cosentino, il Presidente della Repubblica ha sottolineato la centralità del lavoro nella Costituzione della nostra Repubblica e ha rimarcato gli aspetti positivi dell'incremento del tasso di occupazione e ha sottolineato anche tutto quello che ancora c'è da fare, soprattutto ha evidenziato come sia inaccettabile il dato sugli infortuni sul lavoro, 1.000 morti, soltanto un morto è una tragedia, ma 1.000 morti all'anno effettivamente è qualcosa che pesa su tutti noi. Una giornata importante che ha rimarcato dei risultati sicuramente confortanti, l'aumento di posizioni lavorative stabili, di aumento di lavoro per le donne, ma anche quella che deve essere l'attenzione delle istituzioni, dell'imprenditoria, del non profitto a tutti i costi, a scapito ovviamente di tante vite umane, parliamo di 1.000 morti all'anno. Ma anche se fosse soltanto uno sarebbe comunque grave. Su questo il governo Meloni pone la sua attenzione attraverso un 40% in più per l'anno in corso di ispezioni sui cantieri, su tutti gli ambiti lavorativi, un nuovo concorso attraverso ispettori dell'Arma dei Carabinieri, dell'INPS e dell'INAIL che dovranno accertare quello che in qualche modo deve essere assicurato ad ogni lavoratore, sicurezza sul proprio posto nel svolgere il proprio lavoro quotidiano. Giornata importante che mi vede ancora una volta presente qui all'interno del Palazzo del Governo della Prefettura di Catanzaro nel riconoscimento a tanti uomini e donne che hanno lavorato, che hanno saputo attraverso la morale, l'etica, la professionalità, la formazione, la volontà di coniugare anche un gioco di squadra con un lavoro stabile, cosa che oggi diventa magari più complicato, sempre nello stesso luogo di lavoro, la possibilità di tramandare ai giovani quello che deve essere un insegnamento importante, una formazione, ma anche quella formazione che fanno nelle scuole. Quindi l'augurio più grande a tutti questi uomini e donne che oggi vedono nei propri familiari un momento di grande orgoglio e di grande felicitazione di avere ovviamente un percorso familiare ricco di soddisfazioni come è stato nel loro ambito lavorativo. Impiegato tecnico, assistente lavori civili e infine presso diverse aziende ha intrapreso il suo percorso presso la società Ferrovie della Calabria, azienda di servizi di trasporto pubblico regionale calabrese. Lavoratore a svolgere l'incarico di responsabile progettazione rete fissa Calabria presso la sede di Catanzaro e si occupa della pianificazione del potenziamento della copertura regionale in fibra ottica. Uomo dalle notevoli virtù morali e disciplinari di masso a fisioterapista di terzo livello presso lo studio medico di fisiochinesi terapia del dottor Stancati a Cosenza. Il sindaco di Simili Clicchi si può accomodare, grazie. Di Podemo, titolari della rinomata azienda produttrice di vino ed olio autoctoni del territorio cordonese. Espleta ininterrottamente attività lavorativa alle dipendenze della società Ferrovie della Calabria SRL. Presso diverse aziende ha intrapreso il suo percorso presso la società Ferrovie della Calabria, azienda di servizi di trasporto pubblico regionale calabrese. Lavoratore a